musica da film ha anche una vita sua parallela. Io da molti anni faccio concerti di musica da film con le orchestre in Italia e all'estero, e quella diventa una musica come una suite sinfonica, suite come un concerto normale, con ricordo del film. Ma siccome hai parlato di film di serie B, considerati, considerati, si chiamano di serie B movie, di serie B sono di culto, ah, ecco, di culto, cioè serie B. Prima abbiamo citato il grande maestro Cicolini, no? Allora, guardate la filmografia di Cicolini, vedi che c'è l'area di biciclette, che c'è Vita con la Milano, c'è Sciuscià, che sono film fatti con quel criterio meraviglioso della drammaturgia che viene da addirittura, per chi sa un po' di musica, dalla forma sonata. La forma sonata è una forma che tema A, tema B, che poi si dialettizza, quindi c'è un tema A, un tema B. Questa struttura Cicolini la usava per i grandi film drammatici, ma la usava anche per La Banda degli Onesti, che era un film commerciale, veloce. Vedete quella musica, la sapienza artigianale e l'arte vicino all'artigianato, è proprio lo stesso schema, è lo stesso rispetto per il proprio lavoro, qualsiasi cosa si stia facendo. Questo è un grande insegnamento che appunto Cicolini lo dà, col fatto che a voce e dal vivo a me e l'ha coltivata anche Ennio Morricone, il rispetto per tutto quello che si sta facendo. Tra i musicisti, diciamo, non italiani, appunto citavo prima Bertarella, anche lì sono tanti, Tiomkin, John Williams. Hai un preferito, una passione, un brano? Una... Mi piace molto Iglesias. Ah, sì, sì. Benissimo, Almodóvar, sì. Williams. La scuola americana è una grande scuola, è una scuola che parte dai grandi mezzi, parte proprio da una base tecnologicamente ampia. La nostra scuola italiana parte dalla povertà, cioè insomma da aguzzare l'ingegno. Dico un'altra cosa che riguarda un film che ho fatto due tanti anni fa, La notte di San Lorenzo, di Paolo e Vittorio Taviani. Dovevamo registrare la musica di questo film e volevamo registrarla allo studio di Roma, International Recording, che era un grandissimo studio, bello, dove registrare. Ma lo studio era impegnato. Stavano facendo un film di John Milius. La musica del film di John Milius, credo, Conan di Barbara. Il Contadino De Laurentiis. Loro avevano prenotato la sala per un mese lì dentro con l'orchestra, il messaggio, eccetera. E quindi dovevamo scegliere un'altra sala. Però mi sembra Biondo che diceva quella sala. Ci disse: guardate, credo che loro facciano una pausa. Fanno una pausa di 2 giorni, 2 giorni e mezzo, forse 3. Se volete approfittare, noi ci siamo inseriti e in 2 giorni abbiamo fatto la musica La notte di San Lorenzo, continuando poi il missaggio in un'altra sala piccola mentre loro riprendevano Conan il Barbaro. Questo per era un po' il simbolo della differenza che c'era tra Davide e Golia, gli italiani e i.